Benvenuti e ben ritornati sul mio canale. Come vedete, siamo di nuovo nella mia camera, dove stasera vi faccio vedere un nuovo acquisto. È appena arrivato, non sto nella pelle, giro la telecamera e ve lo mostro. Love. Allora, spero che si vede bene. Vedete un pacco. La scimmia, lo scimpanzé me l'ha fatto aprire. Ok, quindi so già cosa contiene. Andiamo a scoprirlo insieme. Ta 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 ta. Bellissimo. Confezione bellissima. Roman Empire Shaving Kesar. Trattasi di un rasoio di sicurezza, economico, chiariamo subito, è un rasoio economico pagato su Amazon, poi metterò i link in descrizione, 9 euro, rasoio che è clone a quanto dicono in rete all'R89. Andiamo a vedere, facciamo un piccolo unboxing e vediamo di cosa si tratta. Allora, complimenti alla Roman Empire Shaving per la confezione, fatta veramente bene, veramente bene. Si presenta in questo case con flyback interno in cartone. Andiamo ad aprire piano. Oh, wow! Forse è meglio che lo metto così, dai. Mettiamolo così. Allora, vedo subito il regalo dei pacchettini lamette, le Wormswood, che io non ho mai utilizzato. Ecco, andremo. In un prossimo video andremo a vedere come sono. Poi queste le ho utilizzate, le Derby Extra Super Stainless. E ricordo che non mi sono trovato bene. Le Astra Verdi, lamette già utilizzate e non mi sono trovato bene perché tagliano poco, almeno sul mio viso, e le mie amate Shark Super Stainless Blades, bellissime, insieme alle Kai, le lamette che preferisco. Andiamo ad aprire la confezione. Wow. Questo lo lasciamo qui a favore di telecamera. Allora, vediamo un po'. Troviamo il manico, dorato di ottima fattura, visto il costo dell'intero rasoio, con questa lavorazione molto particolare che favorisce la presa durante la rasatura del rasoio stesso. Bello, bellissimo. Dentro è vuoto, vuoto, però è molto pesante. Poi andremo a misurarlo, andremo a misurarlo. Questo qui è il manico, vedete quanto è bello. Appoggio qua. Andiamo a prendere il restante. Ecco qua. Porta lamette. Costruito bene con il loghino del Roman Empire. State. Giriamo, non vedo
grossi segni di lavorazione, tranne qualche macchia che un po' c'erano, un po' le sto lasciando io. I tre pin classici, il centrale che favorisce il filetto un po' più lungo, costruito bene. Sì, buona fattura, insomma, buon peso. Barra di sicurezza classica con i denti, 11 denti. Eccolo qua. Andiamo a ricomporre il rasoio e vediamo un po' come si presenta. Eccolo qua. Andiamo a pesare il rasoio. Spero che si veda. Pesa complessivo 94 grammi. Vediamo singolarmente. Il manico pesa 66 grammi, la guardia pesa 17 grammi, il portalamette pesa 13 grammi. Misuriamo le parti che compongono il rasoio. Vediamo il manico. Il manico è lungo 84,8 mm. Lunghezza della guardia 41,5 mm. Larghezza 25 mm. Porta testine. Lunghezza del porta testine 40 mm. Larghezza 18,6 mm. Ci vediamo nel bagno per una nuova avventura schiumosa. Love. Ragazzi, eccoci arrivati nel bagno dopo questa piccola spiegazione del nostro rasoio che andremo a utilizzare stasera. Il rasoio già armato con Gillette Platinum. Noto che la conformazione della testa e della barra di sicurezza è fatta sì che spinge, diciamo, la barra di sicurezza verso l'alto. Quindi, se io metto il braccio così, no? Facciamo questa prova e provo a passare sul braccio, vedete? Non taglia. Quindi, se io chiudo l'angolo non taglia, se io apro l'angolo, ecco, vedete, taglia. Deduco che ha bisogno per avere un'ottima rasatura, bisogna tenere un angolo abbastanza aperto. Come sapone, come set soap, andrò ad utilizzare Pinnacle Empower. Vediamo. È una profumazione che mi piace tantissimo, molto mi dà il senso del pulito,
Vi faccio vedere un po' gli ingredienti a base di beef tallow, anzi, vi faccio vedere l'inci così se riuscite fate un fermo immagine. A base di beef tallow contiene mango, avogado, olio di avogado, olio di castoro, quindi mi aspetto una crema molto molto nutritiva. Quello che sento molto è l'avogado, si sente tantissimo. Profumazione sparata, pasta dura, molto dura. Farò un montaggio direttamente nella sua ciotola, preferisco montare direttamente nella ciotola del sapone, lo so, mi prendo questa responsabilità, li faccio asciugare per bene. Poi io vi voglio dire una cosa: come faccio ad asciugare il sapone dopo l'utilizzo? Ecco, io lo lavo per bene in acqua fredda, poi lo faccio stare una nottata girato su se stesso e poi per 2-3 giorni aperto, proprio senza serrare il tappo. Niente, lo tengo così, vedete, su una finestra. Per 2-3 giorni utilizzo lo stesso metodo che utilizzava mia nonna quando faceva il sapone. Da noi si utilizzava, mia nonna utilizzava fare il sapone e quando, diciamo, dopo l'utilizzo lo teneva all'aria aperta per 3-4 giorni. Ok, l'acqua è calda. Ah, pennello sta bello nel suo bagnetto in acqua tiepida, tasso, ciuffo da 26. Guardate quant'acqua. Tasso, ciuffo da 26, maritime, silver tip con questo manico spettacolare. Vi rimando a un video dove ho spiegato bene questo pennello. Ok, allora vado ad aggiungere un po' di acqua calda nella ciotola. Ho appena finito di fare la dozza. Sciacquo il visino. Recupero l'acqua di vegetazione, così, e vado al prelievo. Stasera me lo voglio godere. Zebra, bagno un po' le punte. Ci siamo? A stendere il sapone.
bagnare le punte e iniziamo il montaggio. Bagno le punte. Crema molto fine, profumazione abbastanza persistente. Facile montaggio, si monta facilmente. Se non mi sporco, è una sbarbata a metà. Poi io utilizzo la camicia e purtroppo sono appena ritornato dal lavoro, ma tanto la devo cambiare. Scusate un attimo. Caesar Roman Empire armato con Gillette Platinum. Andiamo. Prima passata. Angolo aperto. Tiriamo bene la pelle. Leggero perché la sua è abbastanza pesante.
Primo red point. Sciacquo, prima passata, fatta. Arrivo. Anzi, sciacquo così, va. Questo sapone ha bisogno di pochissima acqua per montare. Pochissima acqua. Si monta facilmente, però ha bisogno di pochissima, pochissima acqua. Verso pure qua mi ha fregato, vedete?
Vai qua. Ok. Due red point, uno qua e uno piccolino qua. Sciacquo e considerazioni finali. Allora, asciugo, tampono a pelle, uno qua, qui vedete, e uno qua che si è quasi chiuso. Due passate perché, ora vi spiego. Allora, partiamo dal rasoio. Rasoio ottimo, armato di una Gillette Platinum, non l'avevo mai utilizzata questa lametta, taglia benissimo, però la sento sul mio viso e mi lascia dei red point, vedete? Guarda. Boh, non lo so, sicuramente devo migliorare. Anche la mia tecnica deve migliorare, però a me non mi interessa. Io il video lo carico lo stesso perché bisogna far vedere tutto, secondo me, di una sbarbata. Può capitare una sbarbata con qualche red point, non succede nulla, insomma. Sciacquo un attimo il pennello, che parliamo del pennello. Allora, Mary Time. Mary Time, ciuffo da 26, silver tip, morbidissimo. Ora, quel sentore che il tasso in viso punge, io non l'ho sentito, francamente non lo so, a me non mi ha dato questo sentore. È vero, è un pennello che ho acquistato, usato, già attivato. Prima di giudicare un pennello in tasso, bisogna farlo lavorare. Dalle notizie che ho appreso io, almeno 30 sbarbate, almeno 20, dalle 20 alle 30 sbarbate. Io stasera l'ho trovato più morbido di un sintetico. Ottimo pennello, cioè i soldi si spendono, però siamo sempre lì, la qualità si paga, però raga, provare per credere, io ve lo consiglio. Vi ho lasciato il link in descrizione del produttore nel video, nell'ultimo video. Quindi chiunque è interessato può andare lì, rimanda direttamente alla pagina Instagram e vi mettete d'accordo col produttore. Calcolate che è un prodotto, è un pennello americano, quindi ci sono le spese di dogana da pagare. Sapone. Pinnacle Empire, ottimo sapone per quanto riguarda la profumazione, mi è molto piaciuta, mi dà un senso di pulito, mi dà un senso di pulito, si sente molto l'avogado, gli oli si sentono all'interno. Allora, diciamo questo, scorrevolezza buona, protezione sufficiente, ha una
ha una sufficiente protezione perché la crema è fina, ha bisogno di poca acqua, quindi è la prima volta che io l'ho utilizzato, quindi bisogna idratare bene il viso a monte, cioè devi fare la doccia, devi sciacquare per bene e togliere tutte le impurità prima, perché è un sapone, ripeto, almeno a mio avviso, ha bisogno di poca acqua per essere montato, se no smonta. Protezione sufficiente, scorrevolezza buona, perché un sapone con un ICI complesso dove ci sono burri e oli, post-rasatura sufficiente, non lo posso considerare come un'area Nevans, non lo posso per niente considerare come un The Beards, 100.000 volte meglio The Beards. È un pelino sotto a Extro Cosmesi è molto meglio. Ecco, questa è la mia scala, diciamo, valutativa in merito al sapone. Però ha un costo, ho visto su Vanity Stock, ha un costo di 16 euro, quindi per quanto costano questi set è un costo tutto sommato accessibile e tutto sommato rapporto qualità prezzo ci sta. Ecco, andiamo a mettere l'after, vediamo se ci sono degli oli in sospensione. Sì, spaducchiamo. Allora, 1, 2, 3 e 4. Raga, devo imparare. Due, tre, qua, basta. Allora, anche se ho qualche red point, non brucia per niente. La profumazione è un po' più legnosa, esce la parte legnosa, un pelino diversa da quella del sapone. Mettiamo un altro po'. Buono, non mi ha fatto impazzire. Ragazzi, le profumazioni sono personali. Ci sta, ok. Che dire, che vi ho detto tutto, questo mi ha sconvolto. Il Maritime Brush & Co. stasera mi ha sconvolto. Non sento nulla, non puzza di gatto morto. No, non puzza. Ragazzi, restate in salute. Love.